Quando si deve garantire la tenuta all'incendio di una parete, uno dei punti deboli è quello dell'attraversamento della parete stessa dagli impianti, da varie canaline, tubature e così via. In questi casi si utilizzano materiali particolari che in caso di incendio aumentano molto di volume, non bruciano ovviamente e vanno a creare proprio una barriera, persino quando gli elementi stessi bruciano e vengono a mancare. Lo vediamo attraverso questi mattoni che vengono semplicemente appoggiati e, come dicevo, in caso di incendio aumentano di volume e quindi bloccano il passaggio dei fumi del calore. Un altro esempio si vede anche qui, una tubatura dove c'è una guarnizione esterna che in caso di incendio, venendo a mancare addirittura del tutto il tubo perché brucia, il materiale si espande, quindi questa corona attorno si espande e blocca completamente il passaggio dei fumi e del calore.